Apre la stagione venatoria in Calabria, primi arresti e denunce anche nell'Ametino. È iniziata con un arresto e diversi deferimenti all'autorità giudiziaria. L'azione di controllo dei carabinieri forestali all'apertura della stagione venatoria 2024-2025. Gli interventi eseguiti nel Regino e nel Catanzarese si sono concentrati principalmente sul contrasto al bracconaggio. Nel dettaglio, il nucleo carabinieri forestale di Lamezia Terme, in collaborazione con le guardie ecozoofile dell'Associazione Fare Ambiente di Catanzaro, ha deferito in stato di libertà un 26enne per incauta custodia di armi. Durante un controllo in località Stretto, nel comune di Lamezia Terme, il ragazzo ha lasciato incustodito un fucile e munizioni di sua proprietà regolarmente detenuti in una postazione fissa per la caccia all'avifauna migratoria. L'arma e le munizioni sono state sequestrate. Nella stessa giornata, i militari del nucleo carabinieri forestale di San Roberto, durante un pattugliamento in orario mattutino in località Carmine, frazione Archi del comune di Reggio Calabria, hanno sorpreso un uomo in atteggiamento di caccia con un fucile carico. Alla richiesta della licenza di porto d'armi e della documentazione necessaria per l'esercizio della caccia, l'uomo ha dichiarato di esserne sprovvisto. Le successive verifiche hanno rivelato che l'arma era clandestina, con la matricola cancellata tramite punzonatura. Ultimate le formalità di rito, l'uomo è stato tratto in arresto e l'arma e le munizioni sono state sequestrate. Inoltre è stata sequestrata l'avifauna selvatica, abbattuta illegalmente, e il soggetto è stato deferito anche per cattura e detenzione di specie protette, ricettazione e porto abusivo di armi e munizioni. Sempre nella stessa giornata, i militari del nucleo carabinieri forestale di Cittanova, in località Bolano della frazione Catona, hanno sorpreso due uomini intenti a cacciare illegalmente. I due, alla vista dei militari, hanno tentato di nascondere le armi in un cespuglio vicino. Grazie ai volontari dell'associazione antibracconaggio, CABS, di Reggio Calabria, sono state riscontrate diverse uccisioni di esemplari di avifauna protetta, tra cui un falco di palude, Circus aeruginosus, specie protetta della Convenzione di Washington. I soggetti sono stati deferiti per porto abusivo di armi, furto venatorio e incauta custodia di armi. Invece le armi e gli esemplari abbattuti sono stati sequestrati. I carabinieri forestali proseguiranno i controlli su tutto il territorio regionale, intensificando l'attività volta a contrastare le violazioni alle norme che regolano l'attività venatoria. In ogni caso, i procedimenti sono attualmente pendenti in fase di indagini preliminari e le effettive responsabilità degli indagati saranno vagliate nel corso del successivo processo. Non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori anche in favore delle persone sottoposte ad indagini. Lamezia ha tentato furto negli uffici e auto vandalizzate nella sede della polizia locale, indagini in corso. Sarebbero almeno due i soggetti sui quali la polizia locale di Lamezia Terme, che ha informato la Procura della Repubblica, sta indagando a seguito di un'incursione all'interno degli uffici comunali di via Perugini, avvenuta nella notte di venerdì. Obiettivo: rubare i proventi di quanto contenuto all'interno dei distributori automatici di bevande e altri prodotti presenti nel palazzo comunale. Una volta entrati, tuttavia, subito dopo i primi tentativi di forzare i distributori, è scattato l'allarme che ha fatto desistere i balordi del proseguire nelle loro azioni. Impossibilitati a portare a termine quanto progettato, i due nella fuga hanno danneggiato alcune auto in sosta nel parcheggio comunale, nello specifico quella in dotazione all'azienda Calabria Verde che si occupa della cura e della gestione della forestazione. Sull'episodio, come evidenziato, indaga la polizia locale, coordinata dal vicecomandante Aldo Rubino. Dalle immagini di videosorveglianza potrebbero esserci a breve riscontri positivi per giungere all'identificazione dei due soggetti. Farghelia, sorpreso ed arrestato con 90 grammi di marijuana nel comodino. Nell'ambito di predisposti e mirati servizi di polizia giudiziaria volti alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato, nella mattinata del 30 agosto, ha tratto in arresto un uomo dimorante nel comune di Farghelia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana.
I poliziotti della squadra mobile di Vibo Valentia e del posto fisso di Tropea hanno in particolare concentrato le attività di polizia giudiziaria nella rinomata cittadina costiera, effettuando una perquisizione personale e locale nei confronti di un soggetto lì dimorante. L'attività ha consentito di rinvenire all'interno dell'abitazione e in particolare nella camera da letto, occultata nel cassetto del comodino, una busta contenente sostanze stupefacenti del tipo marijuana, evidentemente detenuta per la successiva vendita al minuto, del peso di circa 90 grammi. All'interno degli altri vani sono stati inoltre rinvenuti un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente, circostanze che hanno indotto a ritenere che l'uomo fosse dedito allo spaccio della marijuana ritrovata. All'esito delle indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, l'uomo è stato tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e al termine degli atti di rito è stato accompagnato presso la propria abitazione, ove è stato ristretto in regime di arresti domiciliari a disposizione della competente autorità giudiziaria. Lamezia, scontro fra auto e ape allo svincolo di Palazzo, feriti i conducenti. Incidente fra una Toyota Yaris e un'Ape Piaggio, feriti i due conducenti che sono stati affidati al personale sanitario del SUEM 118 per le cure del caso e successivo trasferimento in ospedale. Sul posto, squadra dei vigili del fuoco. Lo scontro, sul quale sono in corso accertamenti, è avvenuto intorno alle 10 sulla strada statale 18 in direzione Lamezia Terme per incidente stradale. L'intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza e personale ANAS per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Il transito sulla strada statale 18 nel tratto interessato dal sinistro, direzione Lamezia Terme, è interrotto sino al termine delle operazioni di soccorso. Catanzaro, scontro tra due auto in viale Isonzo, due i feriti, uno trasferito in ospedale. Un incidente stradale si è verificato in viale Isonzo, periferia sud di Catanzaro. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Catanzaro dopo uno scontro tra due auto, una Fiat Bravo e una Volkswagen Golf. L'intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre dall'abitacolo il conducente della Fiat Bravo che è stato affidato al personale sanitario del SUEM 118 per le cure del caso e il successivo trasferimento in ospedale. Ferita anche una donna che al momento è in cura dal personale sanitario del SUEM 118, giunto con una seconda ambulanza. A coordinare le operazioni di soccorso il CSE Francesco Rosi. Sul posto i carabinieri e polizia locale per gli adempimenti di competenza, accertamenti in corso sulla dinamica dell'incidente. Tropea, ragazzo si avventura su una scogliera fino a 15 metri d'altezza, salvato dai vigili del fuoco. I vigili del fuoco del comando di Vibo Valentia del distaccamento di Ricadi e il nucleo speleoalpino fluviale nel pomeriggio di sabato sono intervenuti a Tropea per prestare soccorso a un ragazzo che si era arrampicato sulla scogliera in zona grotta del Palombaro, fino all'altezza di circa 15 metri, preso dal panico. Non riuscendo a ritornare indietro, ha chiesto aiuto al bagnino del vicino lido balneare che ha allertato tramite il NUE 112 i vigili del fuoco. Prontamente intervenuti dal distaccamento di Ricadi con il supporto del nucleo speleoalpino fluviale del comando di Vibo Valentia, i vigili, attraverso l'utilizzo della scala italiana abbinata a tecniche speleoalpino fluviali, sono riusciti dapprima a raggiungere il ragazzo e poi a portarlo in sicurezza a terra. Si tiene di protesta davanti all'ospedale di Cosenza, livello di crisi sanitaria senza precedenti. Si tiene di protesta, si è svolto questa mattina davanti all'ospedale di Cosenza, organizzato dal Circolo di Cosenza del PD. L'ospedale civile di Cosenza, ha detto Carlo Guccione, della direzione nazionale del PD, è stato sempre annoverato come un presidio di qualità nel panorama meridionale. Oggi invece è classificato come il peggiore d'Italia. La mancata erogazione dei livelli essenziali di assistenza ormai è diffusa sull'intero territoriale regionale e non soltanto nelle aree marginali. E poi, come si può non vedere quel tremendo indicatore che assegna ad un bimbo che nasce in Calabria un'aspettativa di vita inferiore almeno di 5 anni rispetto a chi nasce in altre parti del paese? Con l'attuale gestione commissariale è stato raggiunto un livello di crisi che non ha mai conosciuto prima la sanità calabrese, neanche prima dell'avvento del commissariamento. Allora bene la cooperazione istituzionale sui temi della salute, ma a condizione che Occhiuto si dimetta subito da commissario e chieda al governo Meloni di farsi carico dell'intero ripianamento del debito pregresso, che ormai dopo 15 anni è da ascrivere alle responsabilità dei commissari.
Questa è la prima condizione, se non altro perché i calabresi possano non più pagare le tasse più alte d'Italia con la beffa del servizio sanitario peggiore del paese. Sarebbe questa una misura possibile anche perché il governo Prodi l'ha già attuata a suo tempo più volte verso altre regioni. Ciò consentirebbe inoltre il superamento di ogni vincolo che oggi blocca le azioni di adeguamento degli organici e persino gli investimenti per la modernizzazione e la riqualificazione delle strutture ospedaliere e territoriali. E poi è così che si potrebbe porre fine alla fuga delle competenze. A questo proposito non si può mettere la polvere sotto il tappeto o addirittura negare il problema, come ha fatto l'azienda ospedaliera di Cosenza, sul caso delle dimissioni del primario Alfredo Zanolini. Montauro, la lottizzazione di Calalunga infiamma il dibattito politico. Si attende una nuova convocazione del Consiglio Comunale di Montauro, ma le polemiche non si placano nel paese ionico. Dopo gli attacchi dell'ex consigliere di maggioranza Paolo Mattia, del capogruppo di minoranza Roberto Sessito e dopo la risposta piccata dal sindaco Giancarlo Cerullo, anche il consigliere Marco Staropoli, tirato in ballo per un presunto passaggio nella maggioranza, precisa adesso la sua posizione. Al centro dell'aspro confronto, il cambio di destinazione d'uso di un terreno vicino al torrente Franco, che da turistico si vuole trasformare in residenziale per permettere la nascita di nuovi insediamenti. Venendo al cuore della questione, sottolinea, partiamo dal continuo attacco che viene reiterato da alcuni consiglieri ansiosi di verificare le residenze della Marina che assumono essere fittizie. Bene, giusto che si sappia che il problema non è veridicità o meno delle residenze. Il problema è che la presenza di persone provenienti da altrove non è ben vista e ciò è sintomo di una miopia politica ed amministrativa che lascia francamente sconcertati. Pertanto il controllo non deve essere punitivo per coloro che scelgono di risiedere, portando risorse economiche a Montauro, ma collaborativo in un'ottica di crescita del territorio stesso. Nessun accenno sull'opportunità politica di favorire la nascita di nuovi corpi residenziali da parte del consigliere che reclama la sua posizione politicamente indipendente, sottolineando il ruolo collaborativo nella risoluzione di alcune questioni critiche del paese. Capo nazionale della Protezione Civile in Calabria, qui sistema avanzato. Ho visto un centro logistico molto avanzato, ho visto tanti funzionari e volontari appassionati che sicuramente contribuiscono e contribuiranno senz'altro a quelle che sono le attività di gestione dell'emergenza e le attività di previsione e di prevenzione in questa splendida terra, che è una regione e fatta per tre lati da mare, però ha delle caratteristiche molto simili ai Passi Dolomitici. Ci sono delle specificità che esistono soltanto qui e in maniera flessibile è giusto approcciare in questa maniera per trovare le soluzioni più adeguate. Lo ha dichiarato il nuovo capo del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, Fabio Ciciliano, in visita in Calabria per un importante momento di confronto con il Sistema Regionale di Protezione Civile. Sollecitato dai cronisti sul modello Calabria nel contrasto agli incendi boschivi con l'utilizzo di droni, Ciciliano non si è sbilanciato, ma ha riconosciuto i risultati ottenuti dal Pollino allo Stretto. Non so se si tratti di un modello, ha rilevato, sicuramente però i risultati sono risultati eccezionali, con una grandissima riduzione del numero degli incendi e c'è stata la splendida intuizione dell'utilizzo dei droni, che vengono considerati, come giusto che sia, sempre meno in maniera sperimentale. E sono sempre più invece organici al discorso nella governance del territorio, ovviamente se c'è stata questa riduzione è di tutta evidenza che il sistema Calabria ha funzionato bene. La giornata di Ciciliano è stata scandita da alcuni incontri tecnici e istituzionali, iniziata presso il polo logistico di Germaneto, dove il capo dipartimento, accompagnato dal DG Domenico Cossarella, ha incontrato i dirigenti e i funzionari regionali. Successivamente si è svolto un confronto con il volontariato calabrese di Protezione Civile. Al termine, incontro con il presidente della regione Roberto Occhiuto, il consulente della presidenza in materia di protezione civile Agostino Miozzo e i prefetti della regione al fine di fare il punto sulle principali tematiche di protezione civile che riguardano il territorio calabrese. La visita si concluderà alle 12:30 con un sopralluogo presso la control room dell'operazione Tolleranza Zero, in modo da condividere con il nuovo capo dipartimento le innovazioni tecnologiche che la Calabria ha messo in campo nel monitoraggio del territorio e nelle attività di deterrenza per gli incendi e per l'inquinamento ambientale. Comune di Catanzaro, il dirigente del settore ambiente si dimette.
L'aspra polemica che ancora va avanti sul bando per la raccolta differenziata sbagliato e ritirato in autotutela, poi quella per il taglio degli alberi in area privata da parte della ditta incaricata di gestire il verde pubblico. L'ultimo mese e mezzo da incubo del settore ambiente di Palazzo dei Nobili ha portato al passo indietro del dirigente Antonio Domignani, che ieri mattina ha rassegnato le dimissioni nelle mani della segretaria generale Vincenzina Sica e del sindaco Nicola Fiorita. 2 anni fa la sua nomina all'arrivo della nuova amministrazione con la procedura dell'articolo 110 del TUEL, dunque con contratto a tempo determinato, ma nell'ambito della lista di idonei per quel posto. Il settore ha attraversato momenti delicati nel corso del biennio, dovendo affrontare il cambio di assessore dopo l'uscita, non senza polemiche, di Aldo Casalinuovo e la nomina al suo posto di Giorgio Arcuri. Ma i nodi veri sono arrivati proprio nel corso dell'estate, che va ormai chiudendosi, con l'esplosione del caso del bando per l'affidamento del servizio di raccolta differenziata. E i rischi per l'occupazione dei dipendenti attualmente in forza alla Sieco una volta subentrata la nuova ditta. La levata di scudi di diverse forze politiche e il pacifico assedio dei lavoratori a Palazzo dei Nobili alla fine di luglio hanno portato a una revisione complessiva del bando, poi ritirato per via della presenza di quelli che sono stati definiti errori, ma che avrebbero potuto creare problemi. Interventi di efficientamento energetico della rete di illuminazione pubblica. Il 4 settembre Vari presenta l'iniziativa ai sindaci. Avviso per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico della rete di illuminazione pubblica dei comuni. L'assessore regionale allo sviluppo economico, Rosario Varì, ha invitato i sindaci della Calabria per mercoledì 4 settembre alle 11 nella sala verde della cittadella Catanzaro per approfondire le tematiche riguardanti la misura per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico della rete di illuminazione pubblica dei comuni, prevista nella programmazione comunitaria 2021-2027. L'iniziativa è rivolta anche agli organi di informazione per l'illustrazione della misura. La Regione ha pubblicato l'avviso in pre-informazione, pertanto l'incontro con i sindaci ha anche l'obiettivo di raccogliere le eventuali osservazioni sull'impostazione della misura prima della pubblicazione ufficiale. Occhiuto, creato fondo dotazione innovativo per le start-up calabresi. Una svolta strategica per il rilancio economico del territorio con la creazione di un fondo di dotazione innovativo finanziato con risorse dell'Unione Europea. È quella annunciata dal Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto nell'intervento con cui ha concluso a Belvedere Marittimo la Summer School Si può già fare, evento formativo che ha visto giovani studenti confrontarsi con esperti, imprenditori e talenti, promosso dall'associazione Loro di Calabria. Si tratta di un'iniziativa, ha detto Occhiuto, che rappresenta una risposta concreta e determinata alle esigenze delle start-up calabresi, offrendo un supporto strategico per l'accesso al credito, uno dei principali ostacoli per chi desiderava avviare nuove imprese. Il nostro obiettivo è quello di fornire alle start-up locali i mezzi necessari per trasformare le loro idee in progetti di successo, capaci di alimentare la crescita e lo sviluppo della nostra regione. Questo strumento finanziario sarà un volano per l'innovazione, consentendo ai giovani imprenditori di accedere ai capitali indispensabili per la realizzazione dei loro sogni. L'importanza di questa iniziativa, è detto in un comunicato, va oltre il semplice sostegno economico. Si tratta di una mossa strategica volta a catalizzare lo sviluppo di un ecosistema imprenditoriale robusto e sostenibile in Calabria. Aeroporto di Lamezia, a luglio ancora riduzione di passeggeri, a Reggio più 90%. Rimane l'aeroporto con il maggiore numero di passeggeri e movimento merci in Calabria, ma anche il mese di luglio per lo scalo di Lamezia Terme ha fatto registrare una contrazione del traffico. I dati forniti di Assoaeroporti confermano infatti un trend nel segno negativo al di là degli importanti investimenti messi in campo a partire dall'apertura della nuova area partenze che ha modificato parte della logistica dell'aeroporto e inaugurata lo scorso 30 luglio. Sono state annunciate inoltre le nuove rotte invernali ed estive da parte di Ryanair, che puntano nei programmi, soprattutto dal Presidente della Regione Roberto Occhiuto, a destagionalizzare lo scalo e a crescerne la performance, soprattutto nel periodo invernale. Ed ancora è in corso una riorganizzazione del management con la nomina di un consiglio di amministrazione nuovo e un presidente all'interno della SACAL, la società che gestisce tutti e tre gli aeroporti calabresi.
Il quadro di oggi, in attesa dei dati di agosto, è che a luglio, a Lamezia Terme, vi è stata una contrazione di oltre 6% dei passeggeri rispetto a luglio 2023, mentre continua l'andamento ultra positivo di Reggio Calabria, che a luglio ha segnato oltre il 90% in più. Ora si attendono i dati di agosto per un bilancio complessivo della stagione. Un anno fa, a luglio, ci furono 334.313 passeggeri, con un più 8,6%, e ad agosto 321.743. Incoronata la nuova Miss Italia Calabria 2024 è Anna Claudia Celi. Anna Claudia Celi è Miss Calabria 2024, assicurandosi così un posto tra le finaliste nazionali di Miss Italia. Seconda classificata Chiara Cipri, terza Martina Salvatore, quarta Ilaria Imbrogno Logullo e quinta Laura Isabella Bax. Madrina della manifestazione, i cui esclusivisti regionali sono Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, titolari della Carly Fashion Agency, Miss Italia 2023 Francesca Bergesio ed ospiti Iti Romancino. Anna Claudia Celi ha 24 anni ed è di Montepaone. Sto provando, ha detto la nuova Miss Calabria, emozioni indescrivibili. Non mi aspettavo di ricevere così tanto in poco tempo. Questa per me è stata una stagione molto intensa. Sono cresciuta molto in questo percorso e sono più consapevole delle mie capacità. Porterò con me anche le importanti amicizie che ho costruito durante questo viaggio. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. A Brognaturo Michele Zarrillo in concerto. In occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna della Consolazione, in migliaia ad assistere al concerto di Michele Zarrillo, che per circa un'ora e mezza ha ripercorso la sua fantastica carriera. Noi vi lasciamo a questi ricordi con le immagini di Gregorio Catricalà. Cinque giorni che ti ho perso. Quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più. Troppa gente che mi chiede, scava dentro la ferita, e in me non cicatrizzi mai. Faccio male anche a un amico che ogni sera ho giurato di ascoltarlo, ma tradisco me. E quando tu sei ferito non sai mai, oh mai, se conviene più guarire o affondare giù per sempre. Cinque giorni che
Da qui siete bellissimi proprio. Siete veramente belli. Godiamoci questi scampoli di estate, perché vedete che adesso no, ci fanno passare da un giorno all'altro a delle realtà completamente diverse. E quindi godiamoci queste sane emozioni, grazie veramente. Io vi sono grato per questo, veramente. Veramente. Spero veramente di aver fatto qualcosa di buono per tutti noi stasera. Che abbiamo fatto tutti insieme. Grazie infinite, per il futuro, grazie, veramente. Perché
crepa. Che non va, 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 che non va. Grandi, grandiosi. Allora, io vado nel bracamione più spesso qua, ma... Oltre l'oro e la vena di canto.